il vestito. Ciao a tutti e ciao a tutte e ben ritrovati e ben ritrovate. Sono felicissima di tornare online e potervi finalmente presentare una novità che non vedevo l'ora di condividere con voi. Prometto che in un prossimo video approfondirò e vi spiegherò del perché sono scomparsa da YouTube in questi mesi. Tornando al video di oggi, sono grata e emozionata di potervi presentare in anteprima una collaborazione avviata con il gruppo editoriale Macro, collaborazione che si è tradotta in un libro. Non è un libro che ho fatto io, è un libro tradotto dal francese perché l'autore è un noto naturopata, Lionel Clairjot, e la sua figlia Gwendoline sono i due autori di questo libro. Il mio contributo è stato quello di arricchire il libro con 8 video condivisi qui sul canale YouTube e con un video inedito che tratta dei pro e dei contro dell'utilizzo delle ne delle erbe tintorie, video che però potrà essere visualizzato sul sito del gruppo Macro inserendo un codice segreto che si trova in questo libro. Ovviamente questo libro lo troverete in vendita anche sul mio sito curavisoicapelli.it con un codice sconto lancio del 10%. E giusto per evitare qualsiasi qui pro quo, ci tengo a dire che io non percepisco dalla casa editrice alcun introito per la vendita di questi libri. Semplicemente ho trovato che il libro era in linea con quello che erano i contenuti appunto del mio canale YouTube, del mio sito curavisoicapelli.it ed era in linea con i prodotti che io vi propongo appunto sul mio sito. Ovviamente lo troverete accanto ai prodotti per la cura dei capelli, che siano erbe tintorie ayurvediche oppure gli spray capelli che ormai ben conoscete. Dire che sono onorata e grata di questa collaborazione è poco, è un riconoscimento a il mio lavoro svolto qui appunto sul canale YouTube per farvi conoscere il mondo delle erbe tintorie, per facilitare il vostro approccio a questo mondo abbastanza complesso per quanto possa sembrare semplice, e vedo questa collaborazione come un riconoscimento che corona un po' tutto il percorso che ho fatto qui su YouTube assieme a voi, ovviamente sempre e grazie a voi. Sono sicura che è un libro che piacerà tantissimo soprattutto alle persone che iniziano adesso ad approcciarsi al mondo delle erbe tintorie ayurvediche, ma lo troveranno utile anche le persone che sono già pratiche, le stanno già utilizzando, perché troverete appunto dei suggerimenti molto utili, scoprirete anche delle piante la cui esistenza ignoravate. Sono sicura che siete curiose e che vorreste che ve ne parlasse un po' del libro. Vi posso dire che un libro che a me piace tantissimo sia come impaginazione, come scorrevolezza, anche come linguaggio, è una guida completa alla cura dei capelli che ha un linguaggio molto semplice, anche quando parla appunto della struttura del fusto oppure del cuoio capelluto, quando parla delle tinte chimiche, della decolorazione e degli effetti che possono avere sui capelli, anche quando approccia appunto le tinte naturali oppure a base vegetale oppure proprio le erbe tintorie e le varie alternative che abbiamo per raggiungere varie colorazioni. Sono ormai quasi 4 anni che ci confrontiamo sempre sui social oppure via messaggi, su Facebook, via email, qui su YouTube, e noto sempre con gioia che chi inizia questo percorso nel mondo delle erbe tintorie si appassiona alle cure naturali per i capelli, quindi sono sicurissima che vi appassionerete anche e vorrete provare una delle tantissime ricette fai da te che trovate appunto anche all'interno del libro. Ovviamente, come ormai se mi seguite da un po' di tempo sapete, che la mia diciamo prima raccomandazione è sempre di fare un test di allergia, perché naturale non vuol dire innocuo, le piante sono piene di allergeni e se sei un soggetto sensibile è facile sviluppare un'allergia, quindi fare sempre il test di allergia. Sul blog trovate un articolo dedicato a come va fatto. Nello stesso tempo vi consiglio sempre di fare un test di prova di un qualsiasi mix tintorio o non tintorio che provate, che volete fare sui vostri capelli.
evitate di rimpiangere un risultato disastroso in termini di colore, troppo chiaro, troppo rosso, troppo scuro e così via. Mi raccomando, il test di prova va sempre fatto, meglio essere meno pigri e non rimpiangere poi non averlo fatto. Nel libro troverete anche delle ricette con degli oli essenziali. Mi raccomando, se non li avete mai usati, se non li conoscete, gli oli essenziali sono un mondo a parte, non li confondiamo con gli oli vegetali, perché chi appunto non ha una cultura, diciamo, su questi due universi separati, gli oli vegetali sono un mondo, gli oli essenziali sono un altro mondo, che se non sono usati in modo appropriato possono risultare addirittura caustici. Quindi io ho fatto qui sul canale YouTube, trovate un video dedicato alle cose principali, cose da sapere prima di utilizzare gli oli essenziali, vi lascio il link al video. Mi raccomando, qui nel libro ho visto che ci sono delle ricette che utilizzano una quantità di oli essenziali anche abbastanza alta. Io vi consiglio di andare sempre con essere prudenti, di non esagerare mai con le quantità e utilizzare magari un po' di meno, e poi dopo eventualmente, se considerate che la quantità non è sufficiente, potete aumentare. Ma io vi consiglio di assolutamente andare, considerate, su un 100 ml massimo 30 gocce di olio essenziale, 25-30 proprio nel caso degli oli come l'olio di lavanda o di tea tree. Ovviamente se parliamo di oli un po' più forti, essenziali, eviterei proprio di andare oltre le 15-20 gocce. Comunque sono uscita fuori tema, non parlo più del libro, come al solito sono molto logoroica. Allora, per concludere, è un libro che io consiglio soprattutto a chi si approccia per la prima volta alle erbe tintorie e desidera comodamente dal divano di casa sfogliare un libro e imparare qualcosa su questo mondo abbastanza complesso. Ma lo consiglio anche a chi le sta già utilizzando e chi desidera sperimentare nuove, scoprire nuove erbe ayurvediche, nuove erbe tintorie, nuove erbe curative, e soprattutto vuole ispirarsi ai vari rimedi fai da te che trova appunto in questo libro. Fatemi sapere se lo comprate dopo che lo leggete qui nei commenti, se l'avete trovato utile, se vi è piaciuto, cosa vi è piaciuto di più e soprattutto se vi è stato utile. Come al solito spero che appunto questa sorpresa sia stata di vostro gradimento. Se vi è piaciuta, lasciate un like sotto il video e soprattutto ricordatevi di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!